Buonasera a tutti, buonasera. Qui con me questa sera ci sarà Cristina e si parlerà degli Shih Tzu e la loro toelettatura. Io sono Elisa De Angeli, titolare toelettatrice di Lovely Pet Boutique a Ventimiglia in Liguria da quasi 6 anni. Sono toelettatrice, appassionata degli animali fin da piccola e volevo un lavoro appunto che mi permettesse di stare insieme agli animali. E quindi niente, ho questa mia piccola attività che adoro tantissimo, dove passo praticamente la maggior parte del tempo. E niente, iniziamo subito la serata con la mia simpaticissima e dolcissima ospite, Cristina. Ciao Cristina, benvenuta. Grazie di aver partecipato all'invito. Allora, lei è Cristina Carmignano dell'allevamento Tao Shuam di Shih Tzu, giusto Cristina? Perfetto. Giusto, giusto, sì. Scusa, sono un po' timida. Sono 4 anni che è da anni che ho lo Shih Tzu, cioè da anni che ho lo Shih Tzu, più o meno 20 anni. Però che allevo, sono una neoallevatrice, sono ancora piccola piccola. È una passione, da quando ho visto lo Shih Tzu la prima volta me ne sono innamorata, mi sembrava un pupazzo, e da lì ho detto, quello sarà il mio cane. Poi il mio primo Shih Tzu, Shumi, e poi Ambra, che infatti nel nome dell'allevamento Tao Shu Am, che vuol dire Shumi Ambra, e me ne sono completamente innamorata e per me sono diventati parte della mia vita e mi hanno fatto conoscere, perché cani non avevo mai avuti, mi hanno fatto proprio conoscere il mondo, sono proprio speciali i cani, non c'è niente da fare. Poi lo Shih Tzu per me è È il tuo particolare. ragazzo, diciamo così. E secondo me io ero uno Shih Tzu prima. Forte. Oppure ero un monaco tibetano che allevava gli Shih Si Tzu. elevava Guarda, così. Shih Tzu. Esatto. Dicono che non ti si sente la voce. Prova ad alzare il volume, Chris, se riesci. Mi sentono così? Allora, Mi io ti sentono? sento. Io non Penso di so sì. cosa. No, ma penso ti sentano adesso, perché io ti sento. Ok, sì, faccio dei casini col telefono, scusate. Non siamo tecnologiche. Non siamo tecnologiche. Poi comunque, vabbè, lasciamo fare. Già la timidezza e tutto quanto, vabbè. No, va bene. E quindi no, dicono che devi alzare solo tu un po' più il tono della tua voce. Ah, lo devo. Allora urlo. Così va bene? Tanto sei in giardino, no? Sono in Pazienza. giardino, qualche vicino mi tirerà un bulacco d'acqua, come si dice qua a Zena. E allora, chi è lo Shih Tzu? Raccontaci un po'. Allora, lo Shih Tzu è un cane ovviamente tibetano, orientale, è una razza molto antica e proviene dai palazzi reali dell'imperatrice, lo allevavano i monaci ovviamente con stretto controllo dell'imperatrice. Shih Tzu vuol dire cane leone, era preferito tutto oro, e se aveva il dito di Buddha, che praticamente la fiamma bianca, era ancora meglio. E era un cane considerato comunque anche un portafortuna se veniva donato. Insomma, ce ne sarebbero tanto da dire sullo Shih Tzu, però le origini precise, perché non hanno lasciato proprio uno scritto, quindi le origini precise non è che si conoscono soprattutto benissimo, però vabbè, si capisce che comunque i cani cinesi orientali, ovviamente, come pechinesi e Lhasa, comunque sono i suoi cugini, insomma, si capisce da quello, ovviamente. Poi, se mi vuoi chiedere qualcos'altro. Quindi è un cane antichissimo, lo Shih Tzu. Ecco, una cosa che aggiungo, che era un antifurto. Perché Ma va. nei palazzi, eh sì, perché nei palazzi tibetani, se cercava di introdursi qualche ladro o comunque qualcuno,
E loro abbaiavano e ovviamente se lo vedeva il ladro gli dava un calcio, poverino, perché è piccolino, per quanto sia ridere. massiccio, perché comunque è un cane massiccio, però insomma, non, un poverino. E svegliava i cani tibetani grandi, quindi era anche molto furbo. Quindi era un cane che viveva anche con i mastini tibetani. E Eh beh, certo, ovviamente, lui ma dava. infatti. Perché di No, dimmi. solito si dice appunto che chi ha dei cani grandi, proprio per avere un allarme più sicuro in casa, è giusto sempre affiancare un piccolo, perché chi dà per prima l'allarme tra il cane grande e il cane piccolo, è vero, è il cane piccolo. Quindi, Certo, come bravi. detto, più Shih Tzu, poi tibetano. Certo, bravissimo. Forte. Sì, sono dei cani che comunque, cioè, oltre che sono antichi, ma poi, vabbè, loro parlo del carattere, vuoi che ti parlo del carattere? Dimmi, fammi qualche Sì, della domanda. salute, del carattere, quello a Sì. ruota libera, mi fa piacere. Allora, lo Shih Tzu è un cane molto robusto. E comunque come salute è un cane che è tanto in salute, nel senso che è difficile che abbia malattie. Perché è un cane, appunto, poi se selezionato bene, comunque è un cane molto robusto. E è un cane che comunque ha come carattere, è gioioso, socievole, ma anche indipendente, perché gli piace anche farsi i fatti suoi. Non bisogna mai fidarsi di uno Shih Tzu, lasciarlo senza guinzaglio, perché si potrebbe dare molto curioso e poi si crede di essere un pastore tedesco, si potrebbe mettere in situazioni molto brutte. E a me è capitato delle volte che mi è sguisciato dal guinzaglio, mi è scappato in mezzo alla strada ed è passato in mezzo a due macchine e io ho perso 10 anni di vita. Un incubo. No, perché purtroppo sono molto curiosi se vedono un altro cane dall'altra parte del marciapiede. Poi dipende dai caratteri, ma la maggioranza dello Shih Tzu il carattere è così, è molto gioioso. Poi comunque lo standard di razza va dai 4,5 kg agli 8,1 kg. Lo Shih Tzu deve stare in un rettangolo, ha un'apertura anteriore di 45 gradi, la coda è attaccata alta e ben piumata e si riversa nel dorso, e ha una buona spinta nel posteriore. Quindi il garretto non deve essere troppo alto perché altrimenti non avrebbe tanta spinta al posteriore. Poi vabbè, lì vado sul tecnico e magari è un po' più. Il muso, la testa è tonda, però se ha una fronte bella bombata è preferibile. Gli occhi sono ben distanziati e scuri, non devono quasi mai avere il bianco. Poi se vabbè, girano lo sguardo, potrebbe capitare che un po' di bianco si vede. Hanno uno sguardo, poi hanno la bocca, per lo più è prognata, ma ovviamente un prognatismo normale che non si vedono i denti, che a labbra a livello i denti non si vedono, e dà praticamente dà arroganza allo Shih Tzu, questo muso un po' Sì, è vero. a questi bei baffoni. Le orecchie non devono essere attaccate in alto, devono essere attaccate più o meno a livello dell'occhio. E il tartufo deve essere ben, le narici devono essere ben aperte e davanti il naso deve essere praticamente in linea con gli occhi, cioè deve essere in linea con gli occhi. E, vabbè, lo standard dice che deve essere 2,5. Vabbè, adesso non sto a Sì, dire vabbè. tutto preciso Però perché brava, brava qui. i colori sono ammessi tutti. Cioè, sono Ok, ammessi tutti. Infatti, è bello lo ma ci Shih Tzu sono perché sono. colori rari, rari nel senso dello Shih Tzu, colori difficili da ottenere? Secondo me, cioè, i colori più rari, secondo me, sono il bianco e mogano, che è difficile comunque trovarlo, un bel mogano scuro, proprio come il mobile. No, cioè, io non è che ne ho visti tanti, sono sincera. Negli anni cioè, negli anni che ho avuto lo Shih Tzu, ora lascia perdere dell'allevamento, ma che ho avuto lo Shih Tzu ne ho visti pochi. Io ce l'avevo, la mia buonanima di Ambra, era proprio bianca e nera. Infatti, mi ricordo che ai tempi, quando giravo per la strada, perché aveva i
i capelli al posto del pelo. Era proprio la Sì. tessitura, hanno proprio anche una tessitura differente, proprio lucidi, color castagno. Infatti l'avevo chiamata Ambra per questo, perché aveva questo colore, per questo colore particolare. Poi cosa ti posso dire? Che comunque il pelo deve avere un folto sottopelo, però dipende anche dal colore che hanno. Per esempio, i neri, i bianchi e neri di solito hanno un pelo più liscio, cioè con un po' meno di sotto, hanno un po' più di sottopelo nel bianco, ma nel nero di solito è un pochettino più liscio. Gli oro hanno un pelo leggermente un pochettino più lanoso. Poi dipende dal tipo, dalla genetica, dai genitori, poi dipende tanto da quello, no? Quello, vabbè, è una cosa. Cosa ti posso dire di altro? Che comunque per toilettarli, tu, vabbè, sei una toilettatrice, penso che lo saprai meglio di me. Scusa, c'è una domanda prima della tua elettatura. Scusa, vedi, sono andata avanti a No, raffica per parlare. tutto bene, io avevo una domanda prima di te proprio come allevatrice, per farti proprio conoscere comunque a 360 Ah, gradi, e da allevatrice proprio un tuo consiglio. Quando uno decide di prendere un cane da te, un cucciolo, che cosa consigli quando il cucciolo arriva a casa di queste persone, di questi adottanti? allora, consiglio innanzitutto di, oltre a sentirsi a suo agio loro, di non dargli ansie, perché sennò, come tutti i cuccioli, non solo lo Shih Tzu, cioè devono essere meno ansiosi possibili. Lo dico perché l'ho passato io per prima, perché da privata, perché io ho ancora un po' la mentalità da privata. L'ho passato io e so cosa vuol dire quando appena prendi un cucciolo. Quindi, però, ovviamente di stare attenti, di cercare di tenerlo il meglio possibile, di non dargli troppi vizi, tipo il mangiare da tavola, perché sennò non te lo molli più e scrocca come non so cosa, perché il mio sciumi era uno scroccone. Cioè, appena mangiavo, dicevo a mia mamma: mamma mi sta guardando, lei non lo guardare. Io mi giravo un attimo a guardarlo, mi faceva Era lì che ti fissava. e incominciavo. Però comunque chi prende un cucciolo da me lo deve tenere bene, se no lo meno. No, scherzo. Brava, no, ma fai bene. Brava, brava, perché se no non Perché avrebbe senso. no, perché voglio che siano tenuti bene, che siano più che altro amati e preferisco che se piuttosto non lo vogliono più, lo diano via, perché per tenerlo e tenerlo male, allora è meglio che mi dicono: guarda Cristina, non me la sento più di tenerlo, io magari l'aiuto o me lo riprendo indietro, perché di solito è così, che me lo riprendo a casa, o se, perché o se no insieme a quella persona. Mi organizzo per trovargli un nuovo padrone, insomma, io, cioè, ci devono pensare bene, ma tutti gli animali, gatti, cani e tutto quanto, perché comunque gli animali, cioè, fanno parte della famiglia. Esatto, Ah, ma poi aggiungo una nessuno cosa, ti obbliga. cioè, aggiungo una cosa sul carattere dello Shih Tzu, che lui non ci considera i loro padroni, ci considera i loro compagni di vita. Perché sono Si molto testardi. Basta, balza. Scusate, perché sono fa molto sentire. testardi. Sì, ce n'è uno che sembra, guarda, c'ha tutto il ciuffo che sembra. È panda, panda. È panda, è panda. Il colore, gli occhi sono Panda. quelli del panda. Eh sì, ma guarda, è tremendo. Gli ho fatto il ciuffetto, ma se l'ha già tutto tolto. Balza. Un ribelle. Sì, è un ribelle, ma è simpaticissimo, guarda. Penso Quindi che tu c'ha più figli perché? lui in giro che non so. Dimmi, dimmi. Chi ha più figli? C'ha più figli lui che Napoleone. O che Rocco Siffredi, diciamo, dai. È un trombinator, panda trombinator. Ecco, quindi sono anche molto vivaci da quel punto di vista lì, nel senso, sono degli Guarda, ottimi. questo qui è proprio Un caso raro. lo stallone degli Shih Tzu, guarda. Abbiamo Varenne, il Varenne degli Shih Tzu. Non Bravissima. ci credo, fantastico. Mamma E mia, quindi tu guarda. dicevi, la tua passione è nata quindi 15 anni fa, ma perché hai visto uno Shih Tzu in giro? Perché hai visto No, un allevamento? 20 anni fa, 20 anni fa, più o meno Scusa. 20 anni fa. No, perché
io nel mio negozio, che lavoravo completamente un lavoro diverso da quello che, ma che per me ora è una passione, non è che ci sto lavorando, intendiamoci, perché io ce l'ho al lavoro. E è entrato un signore che oltretutto aveva un soggetto molto carino, con lo scooter, che se lo portava con lo scooter, è entrato nel negozio, lo guardo e gli dico: scusa, ma cos'è quello? E mi dice: uno shih tzu. Io ho detto: no, dammelo, me lo sono baciato, profumava, tagliato da cuccio, oltretutto non l'ho visto col pelo lungo. Mi è proprio Sì. piaciuto, sembrava un orso, bellissimo, proprio, si chiamava Matteo, me lo ricordo ancora, Matteo. Matteo, pensa a te. Quindi sì, anche perché ti ricordo il nome, 20 anni fa è proprio stato un colpo di fulmine. Di fulmine, ma poi sai cosa mi piaceva? Che non allora non voglio dirlo per cattiveria, però non aveva odore, profumava, non so, di borotalco, ma poi Sì. questo naso schiacciato, perché io, aspetta, sono innamorata dei gatti persiani, quindi in lui ho visto qualcosa del persiano con sto muso schiacciato, e Sì, quindi sì, me ne sì. sono innamorata. È Intanto stato un scusa, un colpo di fulmine. saluto. Ciao papà Panda da Pippo. Quindi questo è uno dei figli. Ah sì, Ciao è Pippo. papà Panda da Pippo. Ciao Pippo. Ciao, Ori, ciao. Sì, anche lei è una mia cara amica. Sì, anche lei è una nuova new entry degli allevatori. Cresce. Ma allora ti shih tzu una volta che sono una droga praticamente. È una droga, sì, ma io ti dico, mi devo fare vedere di Shih Tzu. Va. Tu adesso quanti ne hai? 15. 15 sì, shih tzu. Sì, è un po' troppi forse. È amore. Quello mi piace che lo do via. Ma perché quello è timido? No, non lo dare, se no lo dai via, poi si sente male. E perché uno mi è ritornato indietro e quello pure. Insomma, alla fine è Adoro, successo adoro così. Cristina, ti adoro. Sono un Cioè, po'. questo anche fa capire proprio che la tua è passione, perché comunque. Sì, però mi devo dare una calmata perché giustamente poi non ce la fai a tenerli tutti proprio. Infatti, col pelo lungo ne ho solo 3 perché non ce la faccio. Non ce la faccio. E vedremo se li continuo a tenere perché con questo COVID qua, sai, insomma, anche tenerli in pelo è pesante. Io vado a lavorare, ho comunque un bambino, Certo, cioè è un certo. po' pesante. Magari Però tu pensi te. ovviamente quello che dico è più capibile una persona come te che ne ha tanti in casa che una Sì. persona che magari dice che bello, voglio lo shih tzu, sì, ok, prendo lo shih tzu, lo tengo bene quell'annetto, poi non c'ho più voglia di pettinarlo, non ho più voglia di far niente, non lo toeletto più, lo tengo pieno di nodi, cioè. Secondo me, quando uno sceglie un animale, cane o gatto che sia, è giusto anche che si faccia comunque un resoconto su quello che poi sarà il mantenimento dell'animale. Nel senso, lo prendo a pelo lungo, è giusto che io lo. Mi senti? Sì, ti sento benissimo. Ti È sento. giusto. Sì, ok, perché ti avevo visto bloccata. Stavo dicendo. È giusto che io penso anche al mantenimento che devo fare all'animale, non che lo prendo, mi piaceva lo shih tzu, punto, però non ci voglio stare dietro. È No, importantissimo. ma se una persona vuole lo shih tzu, però magari non riesce a mantenere il pelo lungo, lo può tenere anche cortissimo. Basta che lo. Bravissima. Cioè, io guarda che no. Bravissima. Che ti dicono, ah, allora cosa te lo prendi a fare lo Shih Tzu se glielo tagli? No, perché sono come i nostri capelli, c'è quello che se lo vuol tenere a caschetto e c'è quello che E se c'è lo vuol quello che tenere vuole lungo. lo Shih Però non Tzu è ha una giusto tenerlo lungo con pieno di nodi e che poi magari te lo brava, e porti allora in condizione. certo, io preferisco una persona più coerente che dice io amo lo Shih Tzu per il carattere, un po' come io, adesso ne ho tanti, ovviamente tutti gli altri sono tutti cortissimi, perché non posso gestirli, diventerebbero dei barboni che vanno a chiedere l'elemosina sotto i ponti. Poi molto di Leda. Bravissimo, cioè piuttosto rasato, ma un bel rasato, con la testina, la codina, ma belli puliti, allegri, felici.
Cioè, non è per forza perché lo tengo corto che io non amo il cane, ma no, ma guai a... E lo dobbiamo dire perché certi dati, perché no, lo devi tenere sempre pelo lungo. No, no, lo shih tzu lo puoi tenere con Bene, pelo lo so forse che è lungo, però questo non perché, nel senso, puoi scegliere tu, però non che va a patirne l'animale tenendolo male, cioè Bravo. l'animale o lo tieni lungo e lo tieni bene, o lo tieni corto e lo tieni corto. Brava, Cioè, secondo bravissima. me questo è veramente importante perché non da me, perché da me è difficilissimo, è proprio rarissimo che ho visto dei casi dove sono messi veramente male gli animali, però su internet vedi delle foto, comunque anche andando in giro vedi degli animali che dici, cavolo, il maltrattamento a volte, parlando perché adesso si parla proprio di pelo lungo, perché nel pelo corto questo non è un problema, il maltrattamento a volte non è solo non do da mangiare al cane, non lo considero, lo tengo chiuso in casa. Va anche proprio del mantenimento del suo pelo, se in questo caso ha un pelo lungo, perché comunque, cioè, ne patiscono, la pelle non respira, cioè, non lo capiscono, funghi, alopecie, dermatiti, non è che escono così perché il cane le vuole fare uscire, ne escono perché vuol dire che su di lui il cane ha un problema e lo sta sfogando in questa maniera. Quindi è Non ci vedono giusto dagli occhi, non ci vedono dagli le occhi. crache. Tutte le... ma cioè, ma non è giusto, Oh, poverina. ci Allora è bello, sono tutto bello rasato. le orecchie, bravissima. No, la li preferisco, che li vedo in giro, belli, rasati, contenti, felici, però puliti. Perché io vederli lunghi e tenerli male, allora non ha senso. Non ha senso, perché Saprai non va benissimo. bene dell'animale. Cioè, poi lo, tu lo saprai benissimo, comunque sia, il mantenimento di un cane da casa è differente da una persona che vuole portarlo in esposizione. Cioè, se tu Bravissima. vuoi mantenere un cane a pelo corto, lo lavi anche ogni 15-20 giorni. Poi dipende dove, dove abiti. Se sei in città, dopo già 10 giorni è un barbone, anche se è Lo corto, perché... smog. E poi gli fa irritare il pelo, la pelle, perché i pori si attappano e lui si gratta, quindi allora è meglio lavarlo. Ci dai una bella lavata. Invece, Sì, quando lo, ovviamente uno lo... poi cose casalinghe come io consiglio sempre, mai bicarbonato, svelto o No. aceto. No, assolutamente. Anche se lo tenete corto, si fa sempre un adeguato bagno, shampoo, balsamo e asciugatura, pulizia orecchie, taglio unghie, pulizia occhietti. È importantissimo. E una cosa che io faccio ovviamente nei peli lunghi, che comunque quando arrivano gli shih tzu a pelo lungo, ovviamente le parti intime io gliele tengo un po' più corte proprio per fare in modo che quel maschio, soprattutto quando fa la pipì, non, sotto la pancia poi non trattenga tanto quell'odore di pipì. Guarda, io sotto la pancia, anche quelli che portavo in esposizione, comunque li rasavo tutti. Cioè, Bravissima. fino a un certo punto, se no andavo col cane pelato di qua. No, lo so, però. Quanto ti Però... aiuta? Bravissima, perché io dico, quando mi dicono, lo vorrei lungo, vorrei continuarla a tenere, però il problema o quel problema che puzza poi di pipì. Non c'è problema, non c'è bisogno proprio per forza di farlo corto. Gli si tolga le parti intime, soprattutto se è un maschio che comunque ha il pennellino, il ciuffetto, amore, Ah, lui è patatino. guarda, un barbone, un barbone. Però è quello che dico, le parti intime è importantissimo tenergliele pulite, maschio o femmina che sia, il maschio ancora di più perché il maschio quando fanno la pipì li spara, lo spara un po' ovunque, però già così si risolve un problema, ma anche se poi il proprietario è un proprietario che comunque lo vuole tenere sempre pulito, una parte corta di parti intime si fa molto più veloce a lavarlo perché ci passi giusto quell'acquetta per pulirlo con magari un po' di sapone, lo Bra. sciacqui subito, veloce perché non c'è del pelo, però almeno fa una, come si dice, Un un bagno. lavaggio delle parti intime, esatto, senza Certo. magari lavarselo tutto, un bidet, toh, per dircela, non mi veniva. Però già quella è Poi una delle opzioni. anche gli occhi per pulirli, anche acqua e camomilla va benissimo. Tanti Esatto. usano anche acqua borica. Io delle volte uso anche
i dischetti ci metto, sai, il liquido delle lenti a contatto, li passo qua sotto perché leva. Sì, perché leva. No, io uso i prodotti dell'Yves Saint Bernard e uso occhio e orecchio pulito che mi trovo benissimo. Devo E lo comprarlo. vendo anche in Scusate. pelettatura. È Eh? buono. No, devo Sì. comprarlo quello, non l'ho mai usato. No, e sono ottimi. Lo vendo anche in toilettatura proprio come mantenimento che poi fanno a casa. E ti dico, è veramente una bomba. Provalo se quello non l'hai mai provato. Sia l'orecchio che l'occhio pulito. Li metto sempre su due dischetti separati, sia per gli occhi che per le orecchie, perché sai, ovviamente magari da un occhio c'è una congiuntivite, non devi evitare di passarlo da un occhio all'altro, magari un orecchio c'è una Certo. malastia. A non passarlo da un orecchio all'altro, quindi sia per gli occhi che per le orecchie, sempre, sempre due dischetti separati per la pulizia. Certo. E importantissimo anche, siccome non sono cani da jogging, passami il termine, non sono cani comunque che ci puoi No. fare un'attività fisica della Madonna, anche perché in piena estate. Sono dei buffoni e Esatto. È importantissimo tagliargli le unghie. Perché secondo me è una cosa certo. estremamente importante. Sono Se dei cani che magari. devo dire la verità che ho avuto dei cani che non, tante volte non c'era bisogno perché se le consumavano da solo. Perfetto. Piuttosto lo Però non sperone, tutti. allora. Sì, lo Esatto. spero, ecco, quello è menoso, ogni tanto gli si rompe, se saltano male, gli fa male. Poverini, Perché no, ma tante volte se è abbastanza lungo si incrociano tra i due e si strappa. Tante sì, volte succede. bravissimo. No, è vero, è vero. Poi comunque lo Shih Tzu d'estate, quando c'è caldo, aggiungo questo, che non l'ho detto prima, è meglio non portarlo fuori perché comunque avendo il muso corto, la respirazione e tutto, lasciate perdere il pelo, che il pelo anzi gli fa da protezione per i raggi solari. Più che altro è proprio perché sono corti di muso e rischiano i colpi di calore. E quindi va portato nelle ore un po' più fresche. E poi al Bravissimo. massimo proprio ve lo portate dietro, portatevi l'acqua e se gli succede qualcosa bagnategli dentro le orecchie, sotto i polpastrelli, Che è la immediatamente lo parte dovete dove bagnare gli dentro. animali sudano. Brava, Perché bravissima, è tante la volte parte la dove gli animali sudano. gente dice: lo tusiamo perché così il cane non suda, il cane respira, ma non è vero, il cane non suda dal Vero. pelo. Il cane suda da No, sotto le zampe, dalla suda bocca. Ed davvero. è importantissimo, non levargli il pelo, farlo troppo corto, proprio per il punto che lo ripara dai raggi solari, comunque da pulci, da zecche, dalla zanzara alle smaniose. Oh, Toto, ma che belle treccioline che ci abbiamo! Lui Guarda, non è è tutto panda, però. bagnato. Questo Non non è è panda. Combinator panda, lui no, era Questo è l'altro. Balto. Il trombinetto, ma anche questo si sta avvicinando a diventare un Oh trombinetto. Madonna, c'è degli Perché arrapati sessuali in casa? questo è un nipote di panda, quindi, ed è Ah, ok, bisbetico quindi la da morire. genetica è quella. La Brava. genetica non si può modificare. Lui è anche nipote dei miei primi cani. Ma va, il nipote dei tuoi primi cani. Sì, sono trisavoli. Sì, trisavoli. Urca, urca. Sì. 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 Ecco, una cosa che io faccio anche, ma questo non lo so, io ho anche un tuo cane in toilettatura, che è una cucciola che toiletterò a breve. Secondo me sappi. Sei È pazza una con l'allevatrice. dritta, perché è una dritta, ma è simpaticissima, Sì, Annika. lo so. Povero ciuffo, povero ciuffo. Povero ciuffo, tesoro, cosa gli fa passare, Annika? Però ti dicevo una cosa che io trovo che rimane anche più pulito l'animale, scivola meno e ha meno problemi anche a volte nella camminata se sono pavimenti lisci. Io gli pulisco sotto le zampe Ah, sì. come toilettatura, proprio levarli, sai, i peletti qua interni. Prima perché non avendoli, se vanno in giro, Ah, raccattano molto brava, meno certo. superficie.
Quando piove non rimane il piedino umido, perché comunque qua sotto il piede umido, levandogli il pelo, non rimane umido. La camminata forse è un po' più facilitata appunto sui pavimenti lisci, quindi nel Certo, senso. scivolano, cioè, perché Sì, scivolano. esatto. E io mi trovo bene anche facendo questo lavoro qua. Cioè, io nella toilettatura ho compreso anche questa pulizia, oltre, vabbè, le parti intime, oltre tutto il resto, però faccio anche questa cosa qua e ti dico, ha i suoi buoni motivi per essere fatta e i suoi buoni risultati. Certo, ma no, comunque non pensavo una diretta fosse così, sono ancora un po' agitata, però adesso mi sento meglio. Sì, ma ti vedo, adesso sorridi di più. All'inizio avevo il sorriso di plastica. Ma è normale, è normale. Io mi ci sto abituando adesso dopo varie dirette. Beh, certo, sì, Pian perché non è piano. che... Sono un po' emotiva, quindi un po' mi agitano queste cose. No, ma stai andando benissimo, sei bravissima. Io ti ringrazio ancora, ovviamente, per aver partecipato. Poi, intanto, dico a tutti quelli che ci stanno guardando che se siete proprietari di Shih Tzu, vorreste diventare proprietari di Shih Tzu, siete liberi di fare domande e noi vi rispondiamo più che volentieri. E, ecco, Certo. una cosa. Io chi desidera. Ovviamente tenere lo Shih Tzu lungo, una cosa che io consiglio è non aspettare solo di venire in toilettatura, ma comunque di fare qualcosa a casa, che Beh, pettinarlo è. se No, ma a volte no quando poi. si dice il toilettatore dicono: magari questa è una rompiscatole, però è importantissimo perché il Se lo toilettatore fanno bisogna. apposta, così tu lavori di più. C'hai ragione, hai ragione. Però tante volte lavorare su un pelo corto non c'è un problema, perché non è il problema. Il problema è quando si presenta il pelo lungo, che va mantenuto. Se uno sa che non può, Certo. piuttosto è meglio che venga un po' più spesso in toilettatura, piuttosto che arrivare a un punto dove l'animale non ha capito. È Certo, aspetta un importantissimo. attimo, Sì, sì, Gaschè, sì, sì. mi porti il caricabatteria perché mi sta per caricare. No, me l'attacco lì dove c'è la lavatrice, scusate. Io sono molto naturale. Bravissima, eh? Queste non sono dirette finte, questa è una vera diretta. Con i pro e con i Una vera contro. diretta. È perché si sta per scaricare, sono al 7%, se no poi No, mi non ti perdete. vogliamo perdere, siamo arrivati Magari tanti mi vorrebbero perdere, però No, no. l'attacchiamo, si vede un po' la luce. Scusate la mia faccia un po'. Mi sono truccata, eh? Fantastica. Stolta sera mi sono truccata e stirata un po' i capelli perché se mi vedevate prima sembravo un punk. Qua c'è mio figlio. Ah, piccolo. Ci sei Va riuscito bene, a va bene. pagare? Mi sono attaccata, ora sto in piedi. Va Perfetto. bene. Tu E vatti a una sedere cosa, se vuoi sedere. ecco, è importante, vero, anche che a casa l'animale venga mantenuto, quello che stavano dicendo prima? Eh beh, certo, perché se allora tu lo porti dal tuo lettatore perché non hai voglia e glielo porti in condizioni con nodi, sentite, l'ho fatto anch'io ai tempi. Mi ricordo che la mia toilettatrice, quando gli arrivavo, mi diceva: senti un attimo, Cristina, diceva, e quei nodi nelle zampe? Gli dico: vabbè, ma nel corpo non ce l'hanno. E le zampe non ci riesco, falle te. Ma è vero, ma ci sono dei punti. Madonna mia, e mi diceva, guarda che le devi spazzolare anche lì. E io dicevo, sì, ho capito, ma se no, se te lo porto perfetto, cosa te lo porto a fare? Brava, brava. No, Ma però a parte tu. scherzi, bisogna Vai, vai. mantenerli, se no poi.
Bravissimo. È importante. Allora, domanda, aspetta, c'è una domanda. Aspetta, domanda alla tua elettratrice. Molti proprietari non riescono a pettinare i cani perché si ribellano. Avete qualche consiglio? Sì, il consiglio è abituateli fin da piccoli. Appena vi arriva il cane a casa, lo abituate pian piano, senza scarnificargli la pelle, poverino, con il pettine, ma delicatamente, come se pettinaste la testa di un bambino, ma proprio delicatamente. Quasi, quasi senza proprio fargli male, senza neanche mettere pressione, proprio qualcosa di leggero. E ogni volta che lo fate, lo accarezzate o gli date dei croccantini, comunque la sua alimentazione, magari per non dargli magari dei bocconcini che poi loro si abituano e al mangiare magari poi diventano schizzinosi, giusto? Che dicono, vabbè, è più buono il bocconcino, non mangio più le crocchette. Però sì, è importantissimo, ma come il veterinario, come la toilettatura, come lo spazzolarli, prima li abituate e meno avrete problemi da adulti, è importantissimo. Piuttosto, prima magari di andare subito su un pettine in ferro, le prime 2 volte, provate magari a prendere un pettine con le puntine di gomma molto delicate, giusto per fargli provare la sensazione. E poi da lì magari la volta dopo provate con il pettine, io mi trovo bene con il pettine con i denti in ferro, mi trovo benissimo andando piano, piano, piano facendo questo lavoro qua. Però è una cosa da fare gradualmente, non prendete il cane la prima volta, glielo faccio ovunque, finito, arrivederci e grazie. Si parte, magari un giorno gli faccio la zampa, un giorno gli faccio la coda, perché essendo piccoli, essendo piccoli, il pelo è corto ancora, quindi avete modo di fare un pezzo del cane alla volta, non magari stressandolo, ma proprio perché avendo il pelo corto non andrete a stressarlo su un fatto di nodi, giusto? Giusto. E solo io invece, il mio cane anziano, gli ho dato un piatto di pasta per farlo stare fermo mentre lo toelettavo. Vabbè, era anziano, dai, poverino. È un santo. Allora, ma un santo, allora quel giorno mi sono presa 2 testate nei denti e tra un po' mi vola giù dal tavolo. No, guarda, quando diventano anziani, ecco, una cosa che dico, quando diventano anziani, teneteli corti perché non ne hanno più voglia. Povere creature, non ne hanno più voglia. Io ero fissata la mia ambra fino a 14 anni col pelo a terra, quando l'ho tosata. Cioè, non vi dico, ha corso per tutto il giardino, per tutta la casa, perché era felice. Lo so, ma io una Non cosa che consiglio quando vengono da me che il cane ha una certa età, è anziano, magari è sempre stato lungo, ma anche per quanto riguarda lo stripping su altre razze, quando il cane è proprio anziano, non ne vale la pena, non ne vale la No. pena stressare il cane per una cosa nostra, non ne vale la pena, perché comunque i suoi Bravo. anni li ha fatti, la sua vita l'ha fatta ed è ancora più giusto l'ultimo periodo, che purtroppo nessuno sa quanto dura l'ultimo periodo di vecchiaia del cane. Potrebbe essere un mese, potrebbero essere anni, potrebbero essere giorni, ma non ci dobbiamo accanire su dire, io l'ho sempre avuto lungo, voglio averlo lungo. Meno il cane sta in toilettatura da anziano, e meglio è, ma non per un fatto che qualcosa del toelettatore, la toelettatura, è proprio un fatto per l'animale, che un cane anziano sta bene a casa. La Bravo. sua routine è quella: alzarsi, mangiare, fare il bisogno e tornare a dormire. Ma perché tornano come dei cuccioli, ma come anche i signori anziani, arrivano a un certo punto che tornano dei cuccioli, mangiare, dormire e fare i bisogni. Io trovo giusto, ma è corretto per l'animale. Proprio quello, infatti, quando ci sono magari dei clienti dicono: no, ma a me piace lungo. Sì, lo capisco, anche a me piace lungo, però pensiamo all'animale, pensiamo al bene dell'animale prima e poi a tutto il resto. Perché se pensi al bene È dell'animale, fai tutto bene. vero, è Allora, vero.
C'è un'altra domanda. Allora, questo è un argomento importante perché spesso quando pubblichiamo le foto dello Shih Tzu a pelo lungo, tenuto bene, legati i peli con gli appositi elastici, arriva puntuale qualcuno che dice poverino, mentre il poverino magari è il cane tenuto pieno di nodi e feltri. È verissimo, ma questo succede perché c'è tanta ignoranza, ma non ignoranza perché le persone sono ignoranti, ma perché magari non sanno che quell'apposito elastico serve proprio per non formare il nodo e per non farlo diventare pieno di feltri e nodi. Certo, O certo. come quando vedono un barbone tosato tipo da esposizione, oh, ma lo vogliono fare solo perché devono far vedere che sono bravi a toilettarlo. No, perché il barbone, la toilettatura del barbone è stata fatta nell'antichità perché il barbone, che uno non può saperlo, è un cane da caccia, un cane acquatico che andava a anatre. E quella specie di toelettatura, tosatura che uno vede che dice, oddio, cosa gli hanno fatto? Serviva proprio per dare aerodinamicità all'animale quando entrava nell'acqua. E quindi sono cose studiate, non è che uno si sveglia e dice, mi faccio il cane pieno di codini perché mi piace Pippi calze lunghe. Ci sta anche quello, perché esiste anche quello Sì. che fa le pazzie sul cane, non lo trovo giusto, però è giusto sempre prima di criticare di informarsi, perché se uno si informa allora capisce le cose. Ecco, una cosa che devo dire sugli elastici, però, di fare estremamente attenzione quando si fanno gli elastici che non siano troppo attaccati alla cute, o comunque di non tenerli veramente tanto, perché è come se una persona si tenesse Bravo. H24 una coda, rischi che quando fai la coda, al punto dove tu vai a mettere l'elastico, tenendolo per tanto tempo, vai a indebolire proprio il pelo, come lo andassi a indebolire un capello. Quindi non troppo stretti e non una cosa H24. Io questo è per giorni, giorni, giorni. Io questo lo dico sempre anche quando magari vedo dei miei clienti, sì, nel momento giusto, nel periodo giusto, per il periodo giusto, non una cosa, capito? Non lo so, io la Certo. vedo così, nel senso, tenerlo tanto è Senti, troppo. posso dare un consiglio? Posso Sì. dire ancora una cosa? Che Certo. prima di prendere una razza, qualsiasi razza, non parlo solo dello Shih Tzu, bisogna comprarsi un libro e leggere tutto. Bravo. Anche per non andare incontro a prendere un cane che non è di quella razza, non so com'è. E poi vi voglio dare un consiglio. Quando comprate un cane di razza, compratelo col pedigree, perché il pedigree garantisce la genealogia del cane, ovviamente da allevatori seri. Io Come dico la questo. garanzia degli elettrodomestici, è la stessa cosa, è una Bravissimo. Ma garanzia. perché piuttosto, se li comprate senza pedigree, allora andate al canile, perché ci sono tanti cani che sono bisognosi e hanno veramente Bravissimo. bisogno. Perché invece di dare i soldi a un cagnaro che fa i cuccioli così e non è neanche controllato, allora Bravo. Bravo. quei 500 euro risparmiateli, andate a prendere un cane che ha bisogno, piuttosto. Se volete il Esatto. cane di razza, dovete avere un certificato di pedigree, una carta d'identità. Questo lo voglio consigliare. Poi Esatto. sarà a voi scegliere la persona che vi piace di più, la persona che vi Certo. sembra più in quel momento, che comunque ci andate d'accordo, che va bene per voi, perché io non dico venite da me assolutamente, perché comunque non voglio farmi pubblicità io. Potete andare da qualunque altro allevatore, però l'importante è che siete convinti di quello che state facendo. Bravissima. E E se anche magari non volete leggere il libro, ma vi piace quella razza, avete trovato quell'allevatore, alzate il telefono. Buongiorno, io ho visto questa razza, i pro e i bravo. contro. Perché prenderlo, perché non prenderlo? La mia vita è questa. Me lo consiglia in base alla mia vita, in base alle mie aspettative del cane che vorrei? Cioè, il toilettatore, l'allevatore è anche per questo. E se è un professionista, E a me è no? capitata una signora che mi ha chiamato e mi ha chiesto, sa, vorrei un cane per giocare con mio figlio. E io le ho detto,
È lo Shih Tzu, sì, che gioca, ma dopo un po' si rompe le palle. Nel Ma è senso, cioè, normale, esatto. Non è un non è un peluche da barbone. natura. Sì, ma non è un barbone più iperattivo e magari gioca anche 20, o un Jack Russell che gioca 24 su 24. Bravissimo. Infatti ho detto, guarda, se vuoi lo Shih Tzu, poi ci sono quelli più vivaci, più esaltati, come Certo. Annika. Come Annika. Certo. Però per dirti, cioè, di solito passano i mesi, diventano adulti, un anno e mezzo diventano un po' che gli Calmano, piace anche certo, stare un po' tranquilli. poltrone perché sono un po' Un po' comodi. È un poltrone, perché lo Shih Tzu è così, un po' poltrone. cane comodo, Quindi io certo. questa signora mi ha detto, meno male che me l'hai detto, perché sinceramente lei voleva un cane molto iperattivo. E allora se lo vuoi iperattivo non va bene lo Shih Tzu. Esatto. È quello Aspetta, che che ti dico. abbiamo. Allora, diciamolo però che non si rasano. Bravissima, Eleonora. Io vedo Shih Tzu completamente spersonalizzati per comodità dei padroni perché a caldo secondo loro. È quello che parlavamo prima, ma infatti non è così. Il pelo lo termoregola dal caldo e dal freddo. Bravissima. Lo Shih Tzu non fa la muta, accorciare sì, ma rasare no. Bravissima. E continua dicendo Ma lo perché Shih allora Tzu, posso aggiungere prendessero una cosa? un cane. Aspetta, perché allora prendessero un cane a pelo corto. Verissimo, verissimo. Dimmi, dimmi, non ho capito. Posso aggiungere una cosa? Che comunque lo Shih Tzu non fa la muta, ma un po' il pelo lo perde, come i nostri capelli. Sì, ovvio, ma soprattutto anche nei cambi stagionali lo fanno, ovvio. Un po' tipo come i nostri capelli, trovi tipo dei ciuffetti. Esatto, Quindi diciamo esatto. che non è che se si siede in una sedia trovi tutti i peli attaccati come un gatto, No, come ho ovvio, perché non è un visto. pelo corto e non fa un No, ricambio così veloce. però un po' di pelo perché sono come i nostri capelli che facciamo il cambio e comunque qualche ciuffo, cioè ciuffo, qualche pelo lo trovo. Ecco, ed è Cioè, una cosa sì, no. importantissima. Quando portate l'animale in toelettatura, che decidete veramente che lo volete corto, sia voi che il toelettatore non devono mai, mai, mai farlo in contropelo, mai. Devono sempre Certo. seguire il verso del pelo, E sempre. poi non rasato a pelle, non rasato a pelle. Bravissimo, mai, mai. Almeno anche un dito, però devono avere un po' di pelo, devono avere un po' di pelo. Bravissimo, perché se no lì Certo. veramente prendetevi un cane a pelo corto perché non ha È vero. senso. Perché No, non ha senso. ha senso se una persona in quel momento ha dei problemi, si trova Sì, in certo, per non veramente. farlo, però. Ok, però se tu comunque non hai problemi, se l'hai preso apposta e tutto quanto, se lo vuoi corto, perché io te l'ho già detto prima, non è che se devi prendere lo Shih Tzu lo devi tenere per forza a pelo lungo. Io su questo non Certo. sono assolutamente d'accordo. Cioè, ognuno, perché sono come i nostri capelli, possono, c'è l'Asian style, c'è il taglio americano, c'è il taglio a Appunto. cucciolo, cioè si possono, ci sono tanti di quei tagli che stanno così bene, che a Personalizzare, me esatto. piacciono. Sì, che è bellissimo, però va curato, non va trascurato. Lo vuoi corto, però lo devi portare ogni 2 o 3 mesi dal tuo allettatore. E comunque nel frattempo, se per esempio fai un Asia style che tieni comunque la coda e le zampe lunghe, il ciuffetto, comunque lo devi spazzolare anche 1 o 2 volte alla settimana. Lo devi spazzolare. Bravissimo. Ecco, io Scusa. volevo, ma bravissima. Ecco, io una cosa che consiglio, io non so se anche tu li conosci, io mi trovo benissimo, io da quando ho aperto uso i prodotti della San Bernardo e non li ho mai cambiati, mi trovo estremamente Certo, li bene. uso anch'io. Li uso Vedi? anch'io. Quindi Sì. a chi comunque se li fa a casa, consiglio veramente questi prodotti perché sono una manna dal cielo. Soprattutto per chi comunque li vuole anche tenere idratati e lunghi. È vero, brava. Veramente ottimi. Ci sono dei trattamenti, ad esempio c'è il trattamento extra idratante pelo lungo che è qualcosa di favoloso. Io mi ci trovo benissimo. Me ne Non dirai ho un po' anche a capito. me queste cose. Me ne dirai un Sì, po' ma anche a me queste cose. Ti dico, è eccezionale. Si usa lo shampoo 01 della Yves con poi la maschera 02, il pH Balance, la Pack Conditioner e il Seal Plus sono eccezionali.
Praticamente si miscela una parte, questo qua è un trattamento extra extra idratante, quindi questo lo consiglio a chi ha un pelo lungo da voler mantenere molto idratato. E praticamente si miscela una parte di shampoo 01 con il Seal Plus. Calcola che per una taglia media più o meno ci vorranno 8 gocce. Si applica sul manto, ovviamente precedente bagnato, si massaggia e si lascia in posa per qualche minuto e poi si risciacqua. Per quanto poi finito di, si sta parlando di uno shampoo, finito di risciacquare, si parte con il balsamo, che si mischiano due parti della maschera 02 con una parte di pH Balance ed una parte di PEC Conditioner. La PEC è estremamente idratante, estremamente snodante, quindi se avete problemi per snodare è eccezionale. Si massaggia sul pelo, si lascia in posa per qualche minuto, io di solito consiglio 5 minuti e si risciacqua. Una cosa che consiglio quando mettiamo il balsamo al nostro cane, nel tempo di posa, io lo pettino, consiglio di pettinarlo perché mi ci trovo Ah, bene, sì. aiuta di più a quei nodi Anch'io. magari che non si sono, è importantissimo. Nel mentre che si aspetta, almeno si fa qualcosa e aiuta tantissimo. Allora, la ragazza Giusto, giusto. scrive. C'è il link poi per i prodotti. Allora, basta che vai su internet e scrivi Yves Saint Bernard e ti esce. È veramente, vi dico, veramente eccezionale, nel senso, lo uso da quando ho aperto. Non ho mai avuto problemi. Qualsiasi cane sono riuscita a farlo e poi ci sono tantissimi, come si dice, hanno una linea vastissima, ma veramente vasta, dal pelo corto al pelo medio, al pelo riccio, al pelo lungo. Quindi, nel senso, se uno magari non ha solo Shih Tzu, ha altri animali, può comunque vedere altri prodotti. Poi c'è il trattamento magari. C'è il trattamento magari per il cambio stagione, nel senso sono veramente antiodore per il pelo lungo, il trattamento per il pelo nero, il Sì. trattamento per la caduta. Io ho lo spray bifasico anche. Ah, anche Il bravissimo, bravissimo. sì. Ho Perfetto. anche il cardatore di San Bernard. Va, va, va. Ho anche il cardatore Brava. che è buonissimo, Tu però questo sto hai il saperlo usare perché bifasico sono stra. che tu hai il bifasico quello H270 della Tami, Sì, brava, della... sì. che Sì. praticamente quello è, per chi non lo sapesse, è un riequilibrante istantaneo a base di olio di jojoba, olio di avocado ed estratto di bambù. E è polivalente, condiziona e ristruttura il pelo ed è ideale per districare, dare volume, tono e brillantezza. Si può mettere sul Me pelo lo sono anche. spruzzato anche nei miei capelli. Bravissima, ma io tantissime, tantissime, tantissime volte ti dico, anche magari in tagliatura, in pausa pranzo, che mi devo lavare i capelli, io li uso i loro prodotti e solo ti dico, favolosi, favolosi. Ora glielo sarà anche al ciuffo di mio figlio. Certo, ci diamo più volume. Sì, Allora, aspetti, ma vedi, ci scrivono ottimo anche H270, il caviar mix anche è un ottimo prodotto, ovviamente, però io prima parlavo proprio per un trattamento estremamente idratante, che tante volte... data. È una pazza anche il tuo gatto, eh? Sì, ma tu hai La tua visto anche gatta è una sopra la pazza. mia testa? Sì, hai visto anche sopra la mia L'ho testa? vista. Guarda, 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 guarda che banda di pazzi! Una Sì, banda di pazzi, te lo giuro! perché non hanno peli. Sì. Belli! Che a mio figlio gli piacciono. Ma sono bellissimi, sono dolcissimi, veramente. Sono animali estremamente, estremamente dolci. E allora, anche io uso la maschera Eve.
È ottima domanda. Molti chiedono: la slanatura va fatta prima del bagno oppure durante l'asciugatura? Io inizio prima. Io faccio prima. Io Sì. anche, perché il problema è questo: se non si slana bene l'animale prima del bagno, durante il bagno, l'acqua non è che aiuta a sciogliergli. Quindi a volte lavando, frizionando, vai a creare un nodo ancora più grande di quello che è. Quindi io consiglio sempre di farlo prima. E poi magari quelli proprio piccoli che non siamo, che comunque valutiamo che non possono creare problemi, allora nella posa del balsamo li si possono fare. Non trovo problemi nel farlo. Dopo, se sono piccoli, in posa col balsamo si pettinano e vanno via benissimo. Ma se sono piccoli, se sono ammassi di feltro, non ha senso. Ok. Allora, ciao, io uso i prodotti Della Naturalmente per parrucchieri. Ecco, io è una cosa che sconsiglio sempre, usare prodotti per noi umani sugli animali, perché i prodotti che usiamo sugli umani hanno un pH totalmente diverso da quello dell'animale, quindi rischiano di essere aggressivi, di irritare il cane, di irritare il pelo. Magari è vero, funzionano di più, ma perché contengono siliconi. Il silicone, se... Maurizio. Vuoi rispondere tu? No, sì, che io Renza ho un mio cucciolo che gli avevo dato già quasi 3 anni fa e io gli Sì. avevo consigliato a lei di usare i prodotti dell'IV San Bernard. Sì, avevo Però nel senso. usato a questa signora. Ok. Magari può darsi che sia trovata bene. Io preferisco usare prodotti per animali perché il pH è diverso. Ma poi tendono proprio a essere molto più forti sull'animale, comunque sono tanto aggressivi. Allora, Alessandra Vespa, io uso prodotti Baldecchi, cosa ne pensate? Non posso risponderti perché non conosco questa marca, quindi non, cioè ne ho sentito parlare perché ovviamente sono dei nomi, No, ma non la conosco, quindi purtroppo Alessandra non so cosa risponderti. Allora, la signora scrive, li alterno, sono totalmente naturali. Sì, sono naturali, ma per noi esseri umani. meglio così. Però per l'animale io di solito non lo so, io preferisco usare per loro e userò sempre per loro. Cioè, ognuno di noi ha un prodotto specifico, giusto che usi quello. Certo. Allora, la Loop, sì, la conosco, però non la uso, quindi non ti so dire come funziona. Io da quando ho iniziato il mio lavoro, ho sempre usato la Eve e non la cambio, perché mi trovo veramente bene, i risultati sono ottimi. Loro sono un'azienda toscana, cruelty free, comunque grandi appassionati, grandi amanti degli animali, studiano sempre. Cercano sempre comunque di essere all'avanguardia e i prodotti sono senza siliconi, senza parabeni. E gli animali, io è da più di 5 anni, sono quasi 6 anni con la toelettatura, non è mai venuto nessuno nel mio negozio a dirmi l'animale si è irritato, l'animale ha avuto problemi, cioè sono veramente ottimi i prodotti. L'animale all'animale non dà problemi. Al toelettatore nemmeno, perché a volte ci sono dei prodotti che possono dare reazioni allergiche anche magari a chi li usa, quindi parlando di me, il toelettatore, la IV non dà nessunissimo problema né al toelettatore né al proprietario né al cane o al gatto che sia. Infatti una ragazza allevatrice scrive la IV San Bernard top. Ciao Marti, i migliori allevatori usano la IV, ricordatevelo. Allevatori toilettatori, ecco esatto, e soprattutto noi della Yves Saint Bernard
L'unica dove Safe Pet Cosmetics, quindi è una cosa estremamente, estremamente importante. Allora, consiglieresti per lo Shih Tzu Certo. la maschera della Mineral H? Ma perché l'animale ha qualche problema? Nel senso, Ciao Jack. non ho capito. Ciao. Non ho capito, Ho parlavi con. salutato. Ah, ok, scusami. Sì, Praticamente Jessica. Ciao Jessica. lo shampoo Mineral H è un'anticaduta, serve come anticaduta ed è a base di placenta e va bene sia per cani che per gatti. È però indicato per cani che manifestano perdita di pelo, forfora e manto sporco. Quindi ha un'azione molto delicata, però detergente, aiuta a fortificare quindi il pelo, evitandone la caduta e favorendo la ricrescita. Quindi, nel senso, quello è una linea un po' più che va utilizzata se ci fossero dei problemi, come in questo caso perdita di pelo, forfora. Non lo userei come un mantenimento continuo. Cioè ci sono, come si parlava prima, la camera, il trattamento idratante che va benissimo. Allora, che cosa ne dite dello shampoo Ribes Pet? Allora, lo shampoo Ribes Pet vengono ogni tanto delle persone da me in toilettatura mandati dai veterinari, che i veterinari consigliano questo prodotto. Questo prodotto si usa quando ci sono dei problemi, magari di dermatite. Io, quando me lo portano, io non uso mai prodotti degli altri. Io, ovviamente, prima di dire che non li uso, glielo dico ovviamente al proprietario, dicendo che uno shampoo non basta solo per curare l'animale, è sempre giusto fare shampoo e balsamo. E quindi ci sono anche lì della IV dei prodotti eccellenti, specifici proprio per chi ha problemi di pelo. Quindi, nel senso, io di solito uso quelli, non uso altri prodotti perché comunque non so come lavorano, mentre questi so come lavorano. Io poi in negozio ho la spa, che è un idromassaggio che fa ozonoterapia, ed è ottimo, ottimo. Allora, aspetta, te lo chiedo perché mi è stato consigliato in quanto a base di cheratina per lisciare il pelo. No, nel senso, hai sbagliato perché non è quello come prodotto che ha la cheratina. Questo ha proprio è a base di placenta e serve proprio per l'anticaduta. Quindi, no. Allora, ci sono altre domande? Ok, grazie. Ok. Niente, siamo arrivate a un'ora. Wow! Siamo fantastiche, siete state bravissime. Cristina, Hai sei stata visto? bravissima. No, Eh? no, Bravissima, complimenti. non Allora, se ci pensavo, sono. pensavo di No, venire prima. immagino. Esatto. Ti è piaciuta fare questa diretta? Molto, molto, tanto, mi è piaciuta. È Bella, mi vero? è piaciuta tanto. Non pensavo di... Sì, non pensavo che riuscivo a parlare così davanti a tutti, ecco. No, sei stata bravissima. Perché la mia emozione ogni tanto mi prende. Sì, eh. Ma mi senti? Sì, ti Ah, sento, ti sì, sento. ok. Allora bisogna stare attenti a non Ci dire metto un po' di più a cavolate. sentire, ci metto un po' di più per la tua voce, ma ti sento. Prima che la ragazza ha Ok, ti ringrazio scritto tantissimo. della ragazza che ha scritto della Mineral,
C'è la soluzione Derma Complex che è Sì, buonissima esatto. della linea Mineral Red, che è quella quindi che contiene la cheratina, contiene sia cheratina che ortica ed è estremamente delicato e adatto su ogni tipo di manto ed è SLS free, quindi senza sodio laurisolfato ed è ottimo, ottimo perché svolge un'azione lavante e allo stesso tempo tratta il pelo grazie alle proprietà sia dell'ortica che della cheratina. Quindi è ottimo, veramente. Se vuoi, quindi quella base. Senti, Elisa, ora te che consiglio dai? Che A chi? consiglio dai per i cani da esposizione che vuoi portare? Che consigli dai di prodotto dell'IV San Bernard da usare per trattare il pelo dello Shih Tzu, per idratarlo e tenerlo a pelo lungo? Quale prodotto Beh, potremmo comprare? io quello che ti ho detto, che secondo me è ottimo, ottimo, è il trattamento che ti ho detto prima, l'extra idratante lungo, che è eccezionale, veramente, che è lo shampoo 01, la maschera 02, il pH Balance, il Pack Conditioner e il Seal Plus. Secondo me è eccellente, ma dare un estremo trattamento idratante, ed è praticamente, si chiama passione nera. È ottimo Brava. perché è adatto a tutti i tipi di pelo, sì, ma è uno shampoo che svolge una detersione avvolgente e protettiva, rende il manto estremamente luminoso e brillante. E all'interno c'è dell'olio di argan biologico che comunque nutre il pelo e ha degli oligoelementi marini che lucidano istantaneamente. Ci sono all'interno anche le cellule staminali dell'uva che proteggono quindi sia dall'invecchiamento che dalle radiazioni UV, che sono quelle date dal sole. Ed è veramente, veramente ottimo come idratante, perché comunque quando Certo, vai in esposizione è grazie. tanto importante anche la tessitura del pelo. Quindi più è morbido, più è liscio, più è idratato, hai già vinto. È tipo come la pubblicità che c'è quell'afghano che fa così, che c'ha la Pantene. Ovviamente non avrà la Pantene addosso, però tu sei colpito da quei capelli svolazzanti. Allora, dove si comprano questi shampoo? Si comprano sia su internet che se no anche Certo. tramite la gente che potete contattare, che si chiama Marco. Lo trovate anche nei commenti. E cosa volevo dire? Niente, ti lascio andare, Cristina. Io ti ho rubato un'ora del tuo tempo, per me è stato bellissimo, è stato fantastico. Ho imparato cose nuove sui mini allarmi, mini allarmi, tromboni, diciamo così. Grazie che mi hai dato più. Senti? Che ti ho perso? Grazie mille, Grazie a te. fortunata Non ti di sento più. parlare davanti a tutti, che per me è una cosa molto un evento straordinario. Mi senti? Sì, Mi adesso senti? sì. Ti ho perso prima. Mi senti? Sì, adesso ti sento, ma ti avevo perso. Mi senti ora? No, Sì. ti dicevo, ti ringrazio tantissimo per avermi dato l'opportunità di questo evento straordinario di parlare davanti a tutti. Grazie a te di aver partecipato. Grazie, grazie di E ti cuore, veramente. ringrazio per l'ora passata, sei stata molto utile per noi. Per noi scienziati, che comunque Pullover. ci dai delle buone informazioni sul pelo.
Insomma, Ecco, se avete bisogno, io rimango sempre a disposizione, grazie mille. quindi potete contattarmi in privato sulla pagina Facebook, su Instagram, come volete. Per chi non avesse visto questa diretta, poi la ripubblicherò, la metterò anche su YouTube, quindi basta che seguite il mio canale Lovely Pet Boutique, come scritto qua nella videocamera, qua nel nostro schermo. Lo cercate su YouTube, potete rivedere tutte le nostre interviste e questa ultima fatta con Cristina. Cristina, io ti ringrazio ancora di cuore, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, che hanno fatto domande, che ci hanno ascoltato. A tutti, ringrazio tutti, ringrazio ancora tantissimo te, Cristina, per la passione che ci metti. Quando vuoi possiamo rifarla, tra qualche periodo si potrà rifare più che volentieri, perché è stato veramente bello parlare con te. Volentieri. Ciao Cristina, buonanotte a tutti, buona serata e buon Mi farebbe weekend. molto piacere. Volentieri. Volentieri. Ok. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao ciao. Buonanotte, ciao.